Da sabato 11 febbraio partiranno una serie di cicli di conferenze sul tema Dio e donna organizzate dall'Università dei Saperi di Fano. Di che cosa si tratta e dove si svolgeranno i 3 appuntamenti? Il programma di quest'anno dell'Università dei Saperi si è sviluppato intorno al principio dal notus al novum, che è considerato un principio basilare da parte dei grandi maestri classici, e noi, convinti della sua validità, come un filo di Arianna, questo principio ci ha guidato nella scelta delle proposte culturali e abbiamo cercato di declinarlo in alcuni significativi ambiti del mondo del sapere, in questo caso in quello della teologia. Si tratta di un ciclo di 3 incontri, di 3 conferenze sui temi spirituali, ecclesiastici, teologici e filosofici, ma trattati dal punto di vista femminile, attraverso il pensiero di filosofe e di teologhe, in un dialogo aperto tra mondi diversi, quello cattolico, quello valdese e quello musulmano. Il primo incontro è sabato prossimo alle ore 16 e si svolgeranno tutti presso la sala Ipogea della Memo. Le teologhe interessate sono 3. La prima è Selene Zorzi, che è una teologa cattolica. Tratterà il tema il genere di Dio, che è imperniato sulle differenze fra la teologia trattata dagli uomini rispetto a quella trattata dalle donne. Il secondo incontro sarà tenuto da Letizia Tomassone, che è una pastora valdese, docente di studi femministi e di genere. E l'ultimo incontro, Shahrzad Umand Zadeh, che è una teologa musulmana, che è nata e si è formata in Iran e si trova da anni in Italia, dove è docente di studi islamici alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Tratterà invece il tema il femminile nel Corano, che riteniamo sia quanto mai attuale. A dialogare con le 3 relatrici, il professor Samuele Giombi, dirigente scolastico e docente di storia religiosa. L'appuntamento è stato presentato in comune che sostiene l'evento. Ci è sembrato appunto importante questa proposta da parte dell'Università dei Saperi nel ciclo, insomma nell'anno, nella sua programma accademico di quest'anno, perché intreccia perfettamente quelle che sono le attività e la ricerca appunto del Comune di Fano e dell'assessorato nello specifico, che in questi anni si è diciamo prodigato a creare anche un dialogo tra le diverse culture e confessioni, parlando anche di religione, approfondendo e dando magari, cercando anche sempre di dare un'interpretazione più autentica dei testi e meno stereotipata.